Viviamo in un mondo che sempre più velocemente e senza riguardo divora le risorse messe a disposizione dal pianeta. È più di un secolo che il modello basato su estrattivismo e produttivismo sfrenato alimenta un sistema dominante fondato sul consumo, l'accumulazione e lo spreco, che vanno di pari passo con la violazione dei diritti e la devastazione ambientale. A volte sembra difficile vedere la luce in fondo al tunnel. Esistono però tante esperienze in giro per il mondo che nel loro piccolo cambiano la vita di intere comunità e poco alla volta tendono verso lo sviluppo di modelli e stili di vita sostenibili. Esempi da conoscere, da diffondere, da esportare e replicare, così da promuovere una contaminazione positiva che tenda verso la giustizia ambientale e sociale. Tra questi, non molto lontano, in Puglia, a Melpignano, una piccola cittadina di poco più di 2.000 abitanti lavora per reinventare se stessa. Partendo dalla sostenibilità ambientale, ha sviluppato un sistema che crea al contempo opportunità di lavoro e che ha migliorato la qualità della vita dei suoi abitanti. Noi abbiamo un territorio straordinario, un passaggio extraurbano, un passaggio agrario, soprattutto qui nel Salento, straordinario, fatto di muretti a secco e alberi di ulivo, a volte anche secolari, che rappresentano la storia di questo lembo di terra. E allora, invece di concentrarci o di autorizzare mega impianti su questi territori, si potevano tranquillamente autorizzare, per esempio, una cava dismessa. Invece di farla diventare una discarica a cielo aperto, potevamo utilizzare le cave come sedi per ospitare un impianto fotovoltaico. L'idea che qui ci sono comunità, comuni nel Salento che ospitano 30-32 impianti mi fa rabbrividire. La gestione appunto del fotovoltaico era nata come idea da contrapporre alla diffusione del fotovoltaico nei campi qui nel Salento, che stava e sta deturpando il nostro territorio, arricchendo anche dei signori che non fanno parte del nostro territorio. Abbiamo deciso di sperimentare il primo modello in Italia, la cooperativa di comunità, basata come primo progetto sull'esperienza del fotovoltaico. Quindi abbiamo chiesto ai cittadini di mettersi insieme intorno a questo tema. Il 18 di luglio del 2011 abbiamo costituito questa cooperativa con 70 soci utenti e ci sembrava giusto, insomma, costituire questa cooperativa in piazza, visto che si parlava di una cooperativa di comunità. Quindi il notaio è venuto in piazza e quindi ha letto lo statuto e di fatto si è costituita la cooperativa. Oggi abbiamo realizzato 30 impianti fotovoltaici sui tetti. Nei prossimi giorni proseguiremo con gli ulteriori sopralluoghi e questo dà la possibilità ai cittadini, sia professionisti ma anche gli artigiani, soci della cooperativa, a avere un'opportunità di lavoro. Quindi la cooperativa di comunità che realizza gli impianti fotovoltaici per un tornaconto della cooperativa. Guarda, dal punto di vista, diciamo, anche personale, come beneficio economico, voglio dire, già montare, io ho un impianto di 6 kW sul tetto, dove, diciamo, praticamente non ho speso niente personalmente, in prima persona, eccetto, voglio dire, delle spese fisse per l'Enel, quindi è la quota iniziale di 25 euro per essere socio della cooperativa. Io adesso mi ritrovo con praticamente la bolletta azzerata. In più, l'energia che produco in più e non la uso, la immetto in rete, mi viene pagata, cioè praticamente anche con i canoni fissi io ho azzerato la bolletta, anzi forse riesco anche a guadagnare certe cose. E poi dal punto di vista, dico, non personale, economico, sapere che hai, che stai consumando dell'energia a non inquinare, non, dico, mi sembra che sia una cosa anche per tutti, no? Un beneficio per tutti, dico. Che noi abbiamo trasformato gli utili delle rinnovabili da bottino privato a risorsa pubblica. Cosa voglio dire? Che quello che è successo nel Salento, in Puglia, sono le multinazionali che ci hanno guadagnato, senza lasciare nulla sul territorio, sono qualche misera royalty al comune di turno. Con questo progetto dell'idea della cooperativa di comunità, cioè, noi abbiamo creato un'economia virtuosa all'interno della comunità. Noi abbiamo fatto lavorare i fabbri di Melpignano, abbiamo fatto lavorare i 7 elettricisti di Melpignano, abbiamo fatto lavorare 5 neoingegneri che si occupano di queste tematiche di Melpignano. Al netto dell'acquisto del pannello fotovoltaico, tutto il resto è rimasto a Melpignano. Quindi, voglio dire, abbiamo creato l'economia virtuosa all'interno della comunità e questo è un passo importante. E in questo modo abbiamo fatto diventare una risorsa che abbiamo fatto passare
gli utili rinnovabili da risorsa privata, da bottino privato a risorsa pubblica. In che modo? Perché noi quegli utili lì reinvestiamo nella comunità, o sotto forma di ulteriore opportunità di lavoro per i giovani e per le famiglie di Melpignano, oppure migliorando la qualità della vita di Melpignano. Quindi la cooperativa di comunità, in accordo con l'amministrazione comunale, può decidere di sistemare una piazza, di sistemare il parchetto della scuola dell'infanzia, il campo sportivo o qualcos'altro che beneficia tutta la comunità. Quindi in questo modo noi davvero trasformiamo gli utili delle rinnovabili, che di fatto poi quegli incentivi li paghiamo noi in bolletta, perché gli incentivi che noi paghiamo sulle rinnovabili sono i soldi che noi paghiamo in bolletta, perché una parte della bolletta la paghiamo noi cittadini, quindi quei soldi là ritornano a beneficio di una comunità. Secondo me la rivoluzione sta proprio in questa cosa qua.